Allora, eccoci, il seminario si è compiuto. Ho preparato un po' di cose di raccontarvelo per bene, com'è andata la giornata più bella. La gioia è già cominciata tanta ieri sera. Quando siamo arrivati sotto 24 ore prima della chiusura, già si è sentita un'atmosfera, come dire, ci siamo quasi e nessuno pensava di mollare nell'ultimo momento. Allora, la giornata ultima di oggi, siamo stati insieme dalle 7 fino alle 11, ma è stata ricchissima. Allora, come? L'abbiamo cominciato con l'Eucaristia, come ci ha insegnato Padre in questi giorni, di cominciare la giornata con il Gesù, ma con un vero incontro con Gesù, di essere con Lui lì, in presenza. Ecco, e questo abbiamo potuto vivere in modo speciale stamattina, anche perché la messa è stata celebrata nella cappellina della casa Domus Pacis, con il Padre che ci stava con noi, tutto ha avuto un altro aspetto. Alcuni hanno chiesto come mi sento. Io mi sento come se avessi le ali, mi sento volare. Non so se il paradiso era dentro di me o io ero in un paradiso. Questa esperienza condividono anche degli altri partecipanti. Anzi, li vedo tutti molto più belli. C'era una signora che è venuta qua dicendo: ma io mi sono stancata delle persone, ho tanti figli, lavoro molto, un lavoro molto responsabile, ho bisogno un po' di rilassarmi dalla gente. Invece, già terzo giorno si è visto un sorriso. Oggi quella signora era tanto carica e tanto serena, ma tutti, tutti. È vero, proprio che quando ami, la Madonna ha detto: sono bella perché amo. E questo è successo anche con noi, sembra che ci si avessero una pettinata sopra. Stupenda, e questa è la forza del digiuno, perché digiuno, oltre a lavorare sull'anima, sul psiche, lavora anche sul fisico, ti fa bene, butti fuori le tossine e quello che ci fa male. La Madonna lo sa e non ci avrebbe mai chiesto un sforzo che farebbe male per noi. E ho capito che questa è la formula per quale i sacerdoti hanno così tanta forza, e tutti consacrati, perché attingendosi a questa forte, di Dio, di Gesù, tu hai le forze soprannaturali. E questo dalle 7 alle 8 avevamo la colazione, molto attesa, per la colazione ci è stato servito il caffè con latte, chi voleva, e anche la frutta, ma la frutta c'erano le banane, le mele e le prugne, tutte cose molto mature. La cuoca si è veramente molto impegnata, vorrei fare i complimenti di fare una sorta di arrangement, di mettere tutto insieme sui piatti, che era un spettacolo per gli occhi. Quando mi sono seduta sulla tavola ho capito che anche i miei occhi digiunavano in questi giorni. Non, digiunavi con tutti i sensi, perché vedevamo sempre il pane, che è bello, ma vedere questa tavola così colorata mi ha fatto un certo effetto, ecco. Però la prima prugna che ho preso era un po' così così. Volevo poi dirvi che alle 9 ci è venuto salutare il Monsignor Cavalli, visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje, e ha tenuto una catechesi. Lui fa il suo compito, che è vedere sul punto di vista pastorale come si svolgono le cose, per quello che viene quasi su tutti i seminari di digiuno, preghiera e silenzio, a fare un saluto e vedere queste persone che si sono ritirate per una trasformazione e con i suoi occhi. Ecco, ci ha
cioè, ha messo proprio puntino su i, su tutto quello che abbiamo lavorato in questi giorni, incoraggiandoci su questa strada che abbiamo intrapreso con la pratica di digiuno e silenzio preghiera, dicendo che la paura più grande per un cattolico è di non tanto peccato, non bisogna essere tiepidi, bisogna impegnarsi, essere creativi, crescere nella fede, non dire sono buono e rimanere lì per tutta la vita, ma crescere, cercare, e questo è un ottimo modo. Digiuno apre le porte. Poi abbiamo parlato un po' con lui e sugli altri video vi registro qualche novità su Medjugorje, come lo vede lui, cosa costruiscono, ecco queste cose. Dopodiché, quando è tornato in parrocchia, noi nella casa Dom Spacis con il nostro padre abbiamo fatto un momento di condivisione di esperienze molto profonde. Le persone, man mano che veniva il loro turno, piangevano. Sono esperienze veramente profonde. Anche la mia esperienza è molto profonda. Questa è una delle cose più buone, brave che ho fatto per me stessa, ecco, questo tempo che mi sono dedicata. Veramente le persone hanno testimoniato la potenza del digiuno che ha fatto nella loro vita. Poi c'è chi aveva difficoltà all'inizio, chi durante il seminario, ecco, ci siamo scambiate le nostre esperienze. Io volevo ringraziare a tutti voi che avete pregato per me in questi giorni, e ho avvertito le preghiere, sono arrivate dentro il cuore subito in maniera fortissima, e proprio l'ho avvertito. Poi io dico, vorrei lasciare un messaggio, ecco, un messaggio a voi. So che soprattutto in Italia si fa fatica a digiunare al lavoro, e tante volte intorno a te non ti comprendono o ti guardano strano, e possiamo avere giustificazione di una vita frenetica, stressata, che viviamo e che facciamo fatica a digiunare, e questo non discuto, è così. Ma io vi rassicuro che questa esperienza del digiuno in gruppo, di ritirarsi con delle altre persone e staccarsi, ti fa trasformare, ecco. E tutta questa mia esperienza l'ho cercato di raccontare ogni giorno per giorno, così non me lo dimentico. Desideravo che rimanesse questa testimonianza e che magari toccasse il cuore di qualcheduno. L'ho raccontato su YouTube, sul mio YouTube canale Ivana Silvestro. Se non siete già andati, potete iscrivervi e vedere giorno per giorno come andava, come proseguiva il seminario del digiuno, preghiera e silenzio, oppure sul mio Instagram, sempre Ivana Silvestro, in una storia in evidenza dedicata solo al ritiro digiuno, e lì vedete tante fotografie come andava avanti, oppure potete anche trovare la stessa cosa sulla Facebook pagina. Vi ringrazio e a presto.